Signori e signori, eccoci qui con God of War Ragnarok Valhalla. Sembra quella L in mezzo ci si dimentica sempre. Sei all'altezza del Valhalla. Beh, vediamo. Hey. Bene, il tuo viaggio nel Valhalla è un arazzo di adattabilità. Continua a tessere il tuo destino. Vorrei raccontarti una storia che penso possa aiutarti. Sì, grazie. Dimmi. Prima di essere una Valchiria, ero una guaritrice in un piccolo villaggio. Fu mio padre a insegnarmi l'uso di erbe e rimedi naturali. Per lui erano l'unica vera medicina. I suoi antenati avevano sempre guarito così. Ma visitando la città, vidi guaritori che usavano solo la magia per curare i pazienti. Funzionava e faceva meraviglie. Tentai di dirlo a mio padre, ma disse che andava contro la sua filosofia. Era rischioso allontanarsi dalla tradizione. Ero una brava figlia e rispettai le sue convinzioni. Ma tutto cambiò quando si ammalò. Per il momento mi fermo qui. Quando sarai più avanti nel tuo viaggio, condividerò con te il resto della mia storia. Mi ero dimenticato gli occhiali. Non che non ci veda comunque, però lo stesso sono utili, ecco. E non dimenticarseli. Ok. Stai facendo progressi. Gunnar. Il tuo premio. Vedo che rifiuti di accontentarti della normalità. Torno alla storia? Sì. Continua. Dunque, ero proprio una vera calamita per le risse. Se non le iniziavo io, ero comunque la prima a unirsi. Forse è colpa dell'acqua di Asgard, ma mi sembrava dovessi sempre combattere per qualcosa. Immagino mi servisse quella furia per restare vigile, per sentirmi viva. Non ce la facevo. Né la paura né il buon senso potevano fermarmi. Mi guadagnai una certa nomea, e questo diventò un problema. Un famoso bulletto che avevo umiliato se la legò al dito e tentò di rintracciarmi. Scoprì fin troppo facilmente chi ero e dove vivevo e decise di darmi una lezione. Continueremo quando farai altri progressi. Quindi alla fine noi i progressi non li facciamo per potenziarci, se facciamo solo per sentire altre storie. L'accetterei. Sono due livelli. Diversi livelli. Aumenta a 2 il numero di glifi venduti alle tavole dell'impresa dei regni inferiori. Probabilità molto bassa di trovare attacchi runici pesanti già potenziati a livello 2. Ok. Un vantaggio destinato a durare. Speriamo. Potenziamento a forza. Partiamo già con delle statistiche migliori.
lance detonanti vengono scagliate e hanno una probabilità di fortuna discreta di aumentare la forza e la resistenza al barcollamento. Aumenta sensibilmente la potenza dell'abilità Graffio Gelido. Graffio Gelido è... Ok. Oggi proviamo a fare una build per la lancia. Cento. Vediamo questo com'è. Ok. Questo. Aumenti i danni causati dalle abilità Estinzione della fiamme e vaporizzazione del ghiaccio, mentre 30% i danni di tutti gli attacchi e di tutte le abilità di stanza su questo. Ricordo di Vanheim ora. Fratello, ti prego di non ricordare le piante esplosive. Hai parlato di una foresta. Quando Elio ha preso il tuo posto, ti sei ritrovato altrove? Sì, immagino di non avertelo detto mentre stavamo cadendo. Ma sì, ero in una foresta come quella di quando ero giovane. Ed ero nel mio vecchio corpo. In tutta onestà, sembrava un sogno. Vuoi tornare lì? Non posso dire il contrario. Sono preoccupato, ma più che altro sono curioso. Immagino che i miei ricordi vengano presi di mira anche qui. E non solo quelli piacevoli, suppongo. Non credo. Il requisito qui non viene fornito. Ok. No, ho scambiato le ossa per un nemico. Bifrost dall'alto. Sopra!
A sinistra, fratello! Il Bifrost ci ha colpiti! Attenzione! Tiro di lancia plus aumenta sensibilmente la potenza della beta tiro di lancia e lancia perforante. Attiva Maelstrom violento quando l'indicatore Maelstrom è pieno. Provoca uno spostamento regno. No. Poi effettivamente mi ero dimenticato che la beta del Maelstrom. Questo. In base così forse vedremo poi in gioco. La distruggere facciamo prima così. Per riscattare quelle poche ricompense dagli elementi distrutti. Eseguire una presa in stordimento su un nemico conferisce un bonus di rabbia, ok. Ritorsione, proprietà di fortuna discreta di causare barcollamenti, infliggere danni dato stordimento ai nemici vicini quando si subiscono danni. Meglio questa. Potenziare, ok. No. Ricordo cosa sia questo simbolo. Vediamo il triangolo, cos'è che era? Ah, glifo delle statistiche, ok. Qui ci sono gli echi. Echi. Come on.
In arrivo da sopra! Un altro. Prendiamo la cura. E proseguiamo. Mi capacito ancora di come Sigrun si sia fatta del male per salvarci, o di come abbia rovinato il suo legame con il Valhalla, che è indubbiamente peggio. Ci saranno conseguenze, oltre alle ferite. Non posso dire di avere una risposta, purtroppo. Ma adesso inizierò a preoccuparmi anche di questo. Grazie tante, eh? Rifiuti non ci serve. Ripristino immediatamente una moderata quantità di salute di Kratos. Ok, bonus. Salute. Decisamente salute. Qui abbiamo un altro bonus di salute solito. Boss fight qua. Questo sì che è un bel trucco. Attento, fratello, sei coperto di Bifrost. Credo tu abbia trovato il tuo bersaglio là.
Occhio alla coda! E addio. È un potere interessante quello evocato dal Valhalla per te. Non è una spada che porta a galla terribili ricordi, vero? No, mo che. Tu cosa ne pensi? Bene, dovremmo poter raggiungere la prossima area ora. Premuto per sbattere la lancia a terra con maggiore autorità, aumentando la forza della detonazione provocata. È possibile fare anche quando si preme per un istante triangolo dopo ogni attacco con la lancia Dravomir. Aumenta sensibilmente la potenza di abilità. Sì, ok, sarebbe comodo. Ma anche vitalità 2. Possiamo acquistare entrambi. Creiamo questo. Non abbiamo tantissima vita, però dovrebbe bastarci. Scudo, fratello, usalo! Hai visto Valhalla? Ok, dai. Ripristina immediatamente una discreta quantità della rabbia di Kratos. Ricarica difesa. Ricarica difesa. La rabbia la farmiamo. Carica dei cimeli. Nel Valhalla i cimeli hanno tempi di ricarica estremamente brevi, ma cariche limitate. Attiva un cimelio con... ok, sì. Puoi scegliere una ricarica cimelio recandoti presso una tavola dell'impresa.
trasforma il disagio di Mimir in un'esplosione di Bifrost contro i nemici vicini, scaglia in avanti tre onde di luce che provocano danni molto maggiori. Cariche 4, cariche 7, cariche 7. C'era altro qua? No. Oh, ho capito. Devono tenere i regni primordiali sullo scaffale più alto. Torno subito. Armonia della lancia, armonizza la lancia di Radomir con i ricordi dei venti ululanti di Elheim, aumentando i danni base. No. Abbiamo speso tutto prima. Stiamo congelando. Ah, ora siamo vicini a quelle statue. Giudici, giusto? Forse i piani superiori del Valhalla corrispondono alle profondità della tua memoria. Non si può passare. Non si vede qua. Riempato tanta roba. Ehi là, ancora io! Se devo trasportarti, renditi utile. Dimmi ciò che vedi in battaglia. Come vuoi, stronzo. Cerchi sempre vantaggi. Pensi che sia un gioco?
serio, le casse che si aprono con gli echi, infami maledetti. Impeto di resistenza riduce notevolmente la quantità di carica per l'abilità per Magello Sacrificio o Maelstrom, per stare subendo danni, ok. Potenza, possiamo potenziare l'abilità. Cimeli, no. Riduciamo ulteriormente il tempo che ci serve per caricare l'abilità. Chiuso fuori? Beh, faremmo meglio a fare un giro nel vecchio quartiere. Vediamo chi ha intenzione di venirti a salutare. La difficoltà del nemico aumenterà per ogni livello del timer che scade. Il timer si fermerà quando si farà ritorno alle sabbie ascendenti. Ok. Sembra facile. Oh! Facilità è ciò che ti interessa. Di chi è quell'esercito? Di nessuno. I nemici storditi scatenano delle onde d'urto che offrono una probabilità di conferire una quantità di forza e stordimento crescenti. Castigo di Ade, una stoccata vigorosa come una bomba infuocata incorporata che scoppia dopo un breve ritardo. Ah no, è per lame. Questi nemici non sono reali. Tuttavia provano dolore. Non è divertente? Pensavo volessi saperlo. Difesa fortuna come benedizione, oppure intervallo fortificato. Se ne hai premuto le due per diversi secondi, conferisce un potenziamento che aumenta tutti i danni che le distanze per avere tutto il tempo. Sì. Fluttuante, occhio, tentacoli. No, proprio no. Dietro di te, in arrivo. Sfide più difficili, più bottini, eccetera. Più tempo ci metti, più diventa difficile. Ma
roba è? Ti servivano ruffiani con armi primitive? Andiamo a fuoco! Beh, beh, sì che è interessante! Dovremmo poter proseguire. C'è della partita, mi punta le 1 per 2 secondi per caricare lo scudo. Poi le 1 più per scagliare una raffica di schegge da Valkyrie nemici. Ok. 134 secondi. Comodi dell'altro per ora. Noi qua ci crepiamo male fra poco. Decisioni, decisioni. E che effimeri, sigillo dello spirito. E qui si immediatamente una buona quantità di rabbia di Kratos. Quando si rabbia minore, si immediatamente una buona quantità della salute. Torniamo alla gabbia. Immagino che il Valhalla ti stia dando una seconda possibilità. Arpir, ora sì che è una festa. A sinistra! Ah, senti come brucia! Ora Kratos, aspetta, no, non dirmelo. La suspense è l'unica cosa che riesce a tenermi sveglio qui dietro. Rifletti su questo.
forse il sacrificio è valido solo se c'è di qualcuno che ami. Silenzio. Un ciclope. Indovina figo. Il suo punto debole. È proprio quello che è perfetto per un ciclope. Porto di rabbia. I nemici greci possono sottrarti la cura di Sparta, colpisci i nemici con i quali hai il legame con l'arma appropriata prima di perdere la rabbia. Perché usi quell'arma? Sei confuso! A sinistra altri nemici! È che congelino gli altri nemici. Non farci colpire! L'idea sarebbe quella. L'animazione era stata non so se era il troll o se era come quello che poi dopo c'è un fuoco. Eccoci qui. Vediamo che brillante mossa hai pensato di fare. Kratos? Non penso che dovresti... Sai cosa? Non importa. Mi godrò lo spettacolo. Fratello! Oh, dove siamo ora? Tyr! Mimir. Cioè, sì, Tyr. Che Mimir. L'invito era tuo. L'avrei firmato. Ma era importante che tu venissi di tua iniziativa. Allora non sei un'illusione. In carne e ossa, amico mio. Che cosa vuoi? So con cosa stai combattendo, Spartano. Meglio di quanto tu possa immaginare. La vergogna. Il dubbio. La domanda... a cui non ho trovato risposta finché non sono venuto qui. Vite fa. E ho attraversato quella porta. Che c'è dentro? Oh. Non sono qui per rovinarti la sorpresa. Sono qui per prepararti. Perché? Perché io posso. Perché per noi il combattimento tiene occupato il corpo, mentre la mente pensa al resto. Perché non sei pronto. Ancora. Ok. Fammi vedere. Chiedo scusa, esattamente perché ci attacchi? Vedila come una prova di combattimento, Mimir. Quando Kratos avrà la meglio su di me, sapremo che la sua mente è a posto. Ah!
sentita. Va bene. Un attacco degno dell'Olimpo. Non hai uno scudo? E magari un po' per essere utile, sai? Chi è in guerra con se stesso non si concentra bene. È impaziente, emotivo. È facile coglierlo di sorpresa. Chi è in pace con se stesso ha una mente serena, sensi più acuti. È pronto a vincere. È pronto a migliorare. Alla tua destra! No. Non avremo altri motivi, questo. No, infatti. Ricorda, non sarà mai facile. Però più di metà vita al primo giro, insomma. Mia mal. Non ci servono più mossi di per sé. Non sono riuscito a fargli il colpo congelante. Bene, mi pare che tu ci stia prendendo la mano. Gli ostacoli rappresentano un'opportunità per progredire, non arrenderti. Molte nuove ricompense e molte opportunità. Continuo la storia. Su, parla. Dunque, quel bulletto venne alla locanda in piena notte e lanciò una bottiglia infuocata dalla finestra. Diede fuoco a ogni cosa. Quel codardo pensava che fossi a letto. Invece ero fuori e stavo rientrando. Vidi le fiamme salire e circondare la stanza di mio padre. Beh, come mio solito, non esitai nemmeno un secondo. Mi gettai tra le fiamme e lo trascinai fuori. Non rimanemmo illesi, ma almeno eravamo vivi. E se prima ero troppo impavida per pensare alla mia salute, allora... Beh, mi diressi nel covo del bastardo pronta ad affrontare tutta la sua cricca. Non mi interessava uscirne viva. Alla fine me ne uscii da lì con un lavoro. Ma te ne parlo un'altra volta. So che è legittimo, ma mi piace pensare che questo sia come corrompere le autorità locali. Beh, in effetti è un po' come corromperle. Allora, più salute. Spendiamo qua la differenza, lo spendiamo di qua, 25, 30, 30. Tentativo lodevole, meglio dell'ultimo. Ti stai adattando bene al Valhalla. Vediamo
Guerra, cosa ci consigliano? La furia, bene. Esclude il guardiano. Sigrun? Come va il vostro viaggio? Abbiamo scoperto il nostro ospite, Tyr. Tyr, dici? Già, e non è nemmeno una proiezione. Non sapevo che il suo legame con il Valhalla fosse così forte. Ma in effetti è qui da più tempo di me. Affascinante. A sinistra! Io proviamo a buildare l'ascia. Lanciatore d'ascia, lame evasive. Veleno Vanir, gli attacchi in mani nude e le parate ai blocchi hanno una probabilità di fortuna alta di infliggere danni bonus e veleno ai nemici, riducendo il loro livello di potenza. Le schivate all'ultimo momento rinforzano l'attacco successivo di Kratos. No, questo. Veleno. Nebbia Vanheim, vantaggio di Scaldi. 67-100. Valhalla ti ha riportato nella tua foresta. Sì, fratello. E questa volta non ero solo. Sei stato attaccato? No, al contrario. Pare che il mio Valhalla non sia fatto di soli combattimenti. I ricordi a cui attinge sono molto più interpersonali. Per dire, mi sono ritrovato a rivivere il periodo con la mia compagine di creature fatate. Ragnatela, seme di senape, tutti quanti. Mi hanno accolto con un tale entusiasmo, come se non fosse passato un giorno. Piacevole. Lo era davvero. Per ora tengo gli occhi aperti, ma se questa storia ti sta servendo a qualcosa, non vedo l'ora di scoprire cosa hai in serbo per me. Aumenta sensibilmente la potenza dell'abilità tempesta rotante e tempesta evasiva. No. Veleno depredato. Gli attacchi ravvicinati contro i nemici avvelenati infliggono danni aumentati. Ok. Oh!
arrivo da dietro! Anche questo è andato. Dov'è il punto di là? Gelo depredato, brandendo l'ascia ottieni una probabilità di fortuna, rischiate di ricevere una benedizione runica quando colpisci un nemico congelato. Quando brandisci l'ascia e segui una presa in stordimento, fornisci una benedizione della ricarica. Questo. Ok. Alcove delle offerte. Devi dare qualcosa per questo. Sacrificio. Dai, spendiamo. Che distanze a segno con l'ascia generano carica probabilità per maggiore, mentre i lanci di precisione a segno generano ancora più ricarica. Tenere premuto triangolo per applicare risoglio del gelo, l'ascia aumenta la difesa e la resistenza del brucolamento. Io ho perso tutti i tuoi trofei, vabbè. Devo compirlo. A sinistra! A sinistra! Pietro, occhio! Thank you.
Aumenta sensibilmente la potenza dell'abilità lancia gelo. Lancio del gelo. Lancio glaciale, voglio dire. 120. 160 più fortuna. Questo è il massimo. Mettiamo la fortuna e fine. Questa è la fine anche, andiamo. Anche no. Allora, vediamo un po'. Ricarica. Bifrost, non lasciarti colpire! Sai ancora fare? Come no? Devo utilizzare quel dannatissimo sasso. Tu abbia trovato il tuo bersaglio là. Splendido! Penso che siamo liberi di salire ancora. Dov'è il passaggio? Ah, era lì sopra, giusto. Era sopra il... Lì. Guarda, non mi ero mai fermato a soffermare qua com'era la zona. Vabbè. Seguiamo.
Trasformare, sì, la testa, la comoda, abbiamo visto già. Quella testa in mira è in effetti molto comodo. Arrivati di nuovo qui. In base al tipo di arma finisci in una delle porte differenti per arrivare qui. Semplice, semplice. C'è il cambio. Sono tornato, che emozione! Oh, volevo chiederti, ti è piaciuto darti fuoco? È stato molto divertente. Peccato che non ho visto la fine. È una mia impressione o hai ancora della cenere sulla pelle? In effetti sì, è cenere. Però non quella cenere. Dai, scegli qualcosa e andiamocene.
combattere fluttua. Perché fluttua? Dietro di te, in arrivo! Aia. Pambo. Sei teco, dietro di te! Dietro di te, in arrivo! Chi ti è stato detto di uccidere? Yuppi! Dopo essere quasi morti, possiamo proseguire. Ci hanno colpiti! Veleno Sider! Ma cosa? Dietro! Occhio! Ricongelati. Ciao, Ciao. Eccolo cieco. Una missione lì. Ehi, scemo, concentrati su quello importante. Scendi, o qualsiasi cosa sia.
difficile. Quanto sento sia stata una pessima idea questa. Sì, infatti è stata una pessima idea, me ne potevo andare così dritto per dritto e invece no. No, volevo fare la strada quella un po' più articolata e te cosa succede? Questo succede. Potevo riaffrontare Tyr, ma no. No. Dovevo fare la prova in più perché sì. Maledizione. E lì davanti che fai, te ne privi? Spero che la tua morte non sia stata troppo dolorosa. Adattarsi è padroneggiare l'alchimia di trasformare le avversità in vantaggi. Ottimo lavoro, ma non abbiamo finito qui. Kratos contro il Valhalla. Sarà memorabile. Puoi commerciare con il Valhalla stesso. Non farti scoraggiare dagli avversari scelti dal Valhalla, altrimenti continuerai a perdere. Sigrun, cara, dato che Kratos e io abbiamo vagabondato un po', per così dire, vorrei sapere come se la passano i regni. Beh, da quando io e le mie sorelle siamo tornate ai nostri doveri, le anime dei dannati non si trovano più negato l'ingresso a Helheim. Quindi... Niente più Hellwalker che vagano per i regni? Fantastico! Non dico che non ci siano più Hellwalker nei regni, ma sono meno. Rasvelger sembrava compiaciuta, o così mi è parso dalla sua espressione. Dai. Uccidere i nemici con un attacco di sveglio del gelo causa un'onda d'urto, no? Spinto in pagatrice. Adesso utilizzeremo le lame in questo giro. Dietro di te! Aumenta il 50% la durata di tutte le alterazioni di stato applicate ai nemici, aumenta del 20% la velocità di ottenimento della rabbia. 20% rabbia. Ok, sì, mi vogliono proprio far utilizzare le... Va bene, utilizziamo la lancia, ok, ho capito.
prima che me lo chieda, sì, ero di nuovo nella foresta. Ma questa volta ho incontrato il mio vecchio capo, Re Oberon. Molto illuminante. Un tempo ero un suo fedele sostenitore. Avrei fatto tutto ciò che mi chiedeva. Ma ora, oltre tutto quel carisma e quella finta saggezza, lo vedo per il piccolo tiranno ipocrita che è. Aspetta che ti dica cosa mi ha fatto fare riguardo a un particolare fiore magico. Secondi 167, questo è ok. Questo senza dubbio. Volevi raccontarmi del tuo primo padrone? Sì, pare che sia proprio la storia che il Valhalla vuole farmi rivivere. Oberon si credeva un romantico e diceva sempre che per lui l'amore era più importante di qualsiasi altra cosa. Una volta portò tutto il suo seguito ad assistere al matrimonio di un duca, o che so io. Lo sposo, quel cazzone signorile, aveva conquistato una regina guerriera e stava per sposarla come parte delle condizioni di pace. E questo in qualche modo era così romantico per Oberon che ci trascinò al di là del mare per rendergli omaggio. E per tutto il viaggio non fece altro che litigare con Titania, sua moglie. Oh, e non è finita qui. Arrivo!
Conferisce una benedizione della ricarica, quindi interrompo questo. L'altro va a senso unici meglio, ma alla fine non lo utilizziamo così tanto, tanto purtroppo, dovremmo utilizzarlo di più. Come stavo dicendo a proposito di Oberon e dei suoi cosiddetti ideali romantici, ci fermammo in una foresta vicino ad Atene, in un luogo strategico per osservare tutti gli ospiti presenti al matrimonio del duca. E assistemmo alle complicazioni romantiche di alcuni giovani locali. Oberon si mise in testa di intervenire. Mi fece trovare un fiore magico in grado di manipolare gli interessi romantici delle persone. In teoria, l'idea era che il vero amore prevalesse sulle pressioni delle rispettive famiglie. Ma in realtà voleva usare il fiore per tormentare sua moglie. Capisco perché te ne sei andato. Già... Non se n'è andato per quello, vero? Nix, mi pare fosse quello. Ora il vicino romano. Vediamo intanto cosa possiamo spendere di qua. Conquista fortuna. No, teniamo da parte. A destra, in arrivo! Sono qui con le otteri del pippero. A destra! E abbiamo la boss fight. Le lance detonate vengono scagliate, hanno discreto di aumentare la forza e la resistenza al barcolamento. Le lance tramite furto elementale infliggono danni da mischia maggiori, ma ora l'elemento rubato svanisce dopo un periodo di tempo. Credo tu abbia trovato il tuo bersaglio là. Ah!
A sinistra! Aumenta sensibilmente i danni da stordimento da boss rosca, no. Buon indicatore dell'abilità maestro, completamento carico, gli attacchi di launch, signore. Ok, visto questo. Anche se è molto situazionale. Eccellente, ora dovremmo poter passare. Si va su. Buon segno, Merda, è freddo! Ma dai! Sì, vabbè, tra l'altro altro quel colpo. Questa sconfitta ulteriore, a parte il fatto che io divento sempre più basso ogni partita che passa, e con questa ulteriore sconfitta direi che per oggi abbiamo dato, abbiamo guadagnato un po' di esperienza, mettiamola così, contratto tier, non è poco, e noi ci vediamo martedì tendenzialmente, oggi l'orario è stato fatto un po' prima, ma ci sta anche così, dai. È stato impegnativo. Non mollare. No, ma non molliamo. Noi torniamo martedì. Martedì. Forse martedì. O martedì o mercoledì. Ma vedremo poi. Alla prossima, signori. Noi ci rivediamo un giorno. Non lontano.